Devo sentire Lucia Borgonzoni e poi Enrico Giuseppe. Volevo solamente dare un dato proprio questo sulla questione dei morti in mare, presunti morti in mare, perché poi è l'UNHCR che ci dà i dati presunti. Io voglio dire, nel 2016, dati ufficiali, erano più di 5.000 e era pieno il Mediterraneo di ONG e navi che teoricamente erano così tante da doverli salvare veramente tutti. Questo perché è ovvio che più ne partono, più ne muoiono. È una cosa ovvia. Chi fugge una guerra è ovvio che vada aiutato, però non possiamo neanche fingere di non sapere che le persone che arrivano qua, allora vabbè, la prima nazionalità di sbarco probabilmente col fatto dei barchini, poi è quella tunisina, per cui non è neanche un posto di guerra, ma anche quelle successive non vengono da posti di guerra. Però la gente che arriva in Libia viene torturata, violentata in tutto il percorso che fa. Noi non possiamo parlare solo della Libia, perché anche questo è ipocrita, al pari di dire li andiamo a salvare in mare, ne facciamo partire ancora di più e riempiamo le tasche di tutti quei delinquenti che li torturano in tutto il tragitto. Deve rispondere ovvio, però, chi fugge dalla guerra non possiamo pensare di far arrivare in modo indiscriminato tutti qua, fare come è stato fatto, poi buttarli in mezzo alle strade, oppure sentire un ministro come ora il nuovo ministro agricoltura che dice abbiamo bisogno di manodopera nei campi, perché basta con questa storia degli italiani che non vogliono fare certi lavori, non vogliono farli a certe condizioni, ma non dovrebbero farli neanche queste persone a certe condizioni, con certi salari. Nessun essere umano, su questo siamo d'accordo.